La società Granata è stata esclusa. Quali sono, Pandaroni, le vostre considerazioni, ma anche le richieste che avanzate? Sì, purtroppo l'Alma è stata esclusa dal ripescaggio in Serie C per tre motivazioni. Una riguarda la fideiussione, questa se la vedrà la società. Le altre due invece sono inerenti allo stadio Mancini, dove viene contestata la mancata documentazione dell'illuminazione nuova che è stata fatta e la mancata posa in opera dei seggiolini, che in effetti non ci sono stati. Allora, come Movimento 5 Stelle noi ci preme sottolineare che ci auguriamo che il ricorso che ha fatto il Fano insieme al Comune venga accolto, cioè dimostra che è stato fatto tutto per bene e che le documentazioni sono giuste e i lavori fatti allo stadio sono stati fatti bene. Perché in caso contrario bisogna ricordarsi che sono stati spesi più di 600.000 euro fino a questo momento e in un totale ne verranno spesi 4 di milioni senza una visione lungimirante, come avevamo suggerito noi in campagna elettorale, di fare uno stadio in legno nuovo, modulare, a Chiaruccia, dove dovrebbero fare la clinica privata, anche se quella è una zona sportiva. No, ho preferito ristrutturare il Mancini. Ci auguriamo che sia stato fatto tutto per bene, che il ricorso venga accolto bene, perché se il ricorso non viene accolto per colpe del Comune, malgrado tutti i soldi spesi e malgrado l'enfasi con la quale l'assessore Fanesi aveva detto che era stato fatto tutto a regola d'arte, se è colpa del Comune, per noi l'assessore Fanesi si deve rimettere.